Per la legge di Lenz sappiamo che se determiniamo una variazione di flusso concatenato con un circuito elettrico, ad esempio una spira, la corrente indotta per l'effetto Faraday e l'induzione elettromagnetica che circola nella spira determinerà a sua volta un campo magnetico che si opporrà alla variazione di flusso che lo ha determinato. Quindi svolgendo un'azione di repulsione, diciamo di opposizione alla variazione del flusso concatenato. L'energia che noi dobbiamo spendere quindi per determinare questa variazione di flusso e quindi per vincere la repulsione dovuta alla legge di Lenz rappresenta dell'energia che noi cediamo al circuito elettrico nel quale avviene l'induzione elettromagnetica. Questa energia che noi cediamo attraverso la corrente indotta nel circuito stesso viene dissipata, se non ci sono altri elementi, per effetto Joule nella resistenza della spira o del circuito comunque interessato al flusso concatenato. Vediamo quindi un esempio di quello che stiamo descrivendo. Supponiamo di considerare una particolare spira fatta in questo modo. Supponiamo che la spira sia fatta da tre lati fissi e un lato mobile. Il lato mobile sia libero di muoversi strisciando sui due lati paralleli superiore e inferiore della spira. Sia questo lato mobile di lunghezza L, quindi il lato mobile striscia diciamo su questi due punti di contatto. Supponiamo adesso di far muovere il lato mobile a una velocità costante che indichiamo con V. Velocità di spostamento determinerà appunto uno spostamento del lato mobile che, se ci limitiamo a un intervallo di tempo infinitesimo dt, questo spostamento sarà a sua volta infinitesimo e lo chiamiamo ds. Quindi abbiamo, ricapitolando, L è la lunghezza del lato mobile della spira. Questa S è lo spostamento del lato mobile nel tempo dt, quindi nel tempo di durata infinitesima dt. Supponiamo ancora che la spira si è immersa in un campo magnetico di valore costante, entrante nel piano della spira perpendicolarmente allo stesso piano, quindi indichiamolo, questo sia il campo di induzione B perpendicolare al piano della spira e costante, quindi sia B l'induzione costante, di valore costante, è perpendicolare al piano della spira e anche perpendicolare alla velocità V di spostamento. Quindi abbiamo detto che V sia
sia la velocità di spostamento. A sua volta costante, almeno per il tempo dt, dell'atto mobile. Allora, noi sappiamo per la legge di Lenz che la variazione di flusso concatenato, dovuta al fatto che si riduce la superficie della spira che viene concatenata dal flusso, quindi c'è una variazione in negativo del flusso concatenato, sappiamo per la legge di Lenz che la tensione indotta sarà data da meno la variazione del flusso che si è determinato del flusso concatenato che si è determinato nel tempo di t. Vediamo di determinare quantitativamente la variazione del flusso. Allora, noi abbiamo che nel tempo dt lo spostamento ds sarà dato dalla velocità con la quale si sposta la spira appunto per il tempo che stiamo considerando. Quindi la variazione del flusso sarà data dalla intensità dell'induzione magnetica B per la superficie della quale è variata la spira. La superficie sarà data dallo spostamento ds per la lunghezza del lato mobile, quindi sarà L, lunghezza del lato mobile per ds, quindi sostituendo ADS V dt otteniamo B L V per il tempo dt. Quindi la legge di Lenz ci dice che la variazione, cioè che la tensione indotta E sarà data da meno dφ, quello che abbiamo appena calcolato, diviso dt, quindi il dt che compare nel dφ e con il dt al denominatore si semplificano e rimane BLV con il segno meno davanti che ci ricorda appunto l'azione di contrasto, di repulsione, di opposizione al movimento che sta determinando questa tensione indotta. E quindi questa è la nostra legge di Lenz applicata a questo caso particolare. Questa tensione indotta determinerà una circolazione di corrente nella spira. Se noi indichiamo con R la resistenza elettrica della spira, quindi la resistenza presentata dal conduttore che forma la spira, noi avremo a questo punto, per la legge di Ohm, che la corrente I determinata dalla tensione indotta sarà data, lasciando perdere il segno meno che si rifletterà semplicemente nel verso della corrente e che adesso vedremo. La I sarà data da E, la tensione indotta, diviso la resistenza della spira e quindi sarà BLV fratto R. E questo lo stiamo determinando dall'applicazione della legge di Ohm, che è ovviamente valida. L'energia che viene dissipata per effetto Joule durante il tempo dt, dalla corrente appunto che circola nella spira nel tempo dt, la possiamo indicare con
simbolo LJ, quindi questa è l'energia dissipata per effetto Joule nella spira nel tempo di t che stiamo considerando, sarà uguale alla corrente I per la tensione E, che sappiamo essere la potenza dissipata in questo caso per effetto Joule per il tempo dt. Questa sarà anche uguale, sempre per le uguaglianze date dalla legge di Ohm, possiamo scriverla come E quadro fratto R dt oppure I quadro R dt, e questo sappiamo essere l'energia dissipata nella spira per effetto Joule. Questa energia dissipata abbiamo detto che viene fornita al circuito attraverso il lavoro che noi dobbiamo compiere per vincere la forza di repulsione che si oppone alla variazione del flusso concatenato. Forza di repulsione che noi sappiamo che si svilupperà lungo il lato di lunghezza L in movimento, che sappiamo essere la forza di repulsione. Sappiamo che in un tratto di conduttore rettilineo di lunghezza L percorso dalla corrente I, sappiamo che questa forza sarà uguale all'induzione B per la corrente per la lunghezza del lato. Questo è il modulo della forza magnetica che si oppone alla variazione di flusso concatenato con la spira stessa, quindi la forza sarà contraria al moto del lato della spira, quindi avrà questa direzione, e se ci ricordiamo, quindi la regola della mano destra che descrive appunto il verso della forza magnetica, noi otterremo che nel circuito circolerà una corrente avente verso che in questo caso sarà di questo tipo. Vediamo, la corrente verso l'alto nella direzione dell'indice della mano destra con l'induzione verso il basso entrante nel foglio, e il pollice che risulta quindi orientato verso sinistra mi dà la direzione della forza. In questo caso ho usato, diciamo, la regola della mano destra come dire, al contrario per determinare il verso della corrente, sapendo che la forza si opporrà per la legge di Lenz alla variazione, quindi allo spostamento verso destra, la forza magnetica sarà diretta verso sinistra, e l'ho utilizzata in questo modo per determinare il verso della corrente che risulterà verso l'alto. Con questa forza magnetica che si oppone, sviluppa un lavoro, L, che è dato per le leggi della meccanica, dalla forza scusate, per lo spostamento, appunto per le leggi della meccanica. Il lavoro è dato dalla forza per lo spostamento che abbiamo chiamato ds, quindi sarà dato da f, poi ds sappiamo essere nel tempo dt v dt, e questo è il lavoro svolto, diciamo, dall'esterno. Immaginiamo di essere noi a trascinare il lato mobile della spira. Questo è il lavoro che noi svolgiamo per muovere il lato mobile della spira. Se adesso noi
Ipotizziamo una situazione ideale in cui non ci sia attrito nello scorrimento della spira, non ci siano altre cause di dissipazione di energia delle quali non stiamo tenendo conto, noi dobbiamo avere l'uguaglianza fra l'energia, quindi il lavoro svolto per spostare il lato mobile con l'energia dissipata per effetto Joule nel circuito. Quindi dobbiamo avere l'uguaglianza di L, deve essere uguale a LJ, dobbiamo avere il principio di conservazione dell'energia nel caso ideale, appunto, che stiamo dicendo, decendo in assenza di attrite e di altri elementi dissipativi dei quali non stiamo tenendo conto. Quindi da questa uguaglianza che possiamo anche questa metterla in evidenza come appunto principio di conservazione dell'energia, la validità di questa ci viene data dal principio di conservazione dell'energia. Quindi, se sviluppiamo appunto questa uguaglianza, dobbiamo avere che il quadro, anzi, rispettiamo l'ordine col quale stiamo scrivendo, quindi L, abbiamo FV dt deve essere uguale a LJ a I quadro R dt. Quindi questa è l'energia e la stessa uguaglianza la dobbiamo avere per la potenza, quindi dividendo per il tempo dt l'energia deve essere FV, deve essere uguale a I quadro R, la potenza appunto dissipata per effetto Joule. Da questo quindi discende la determinazione del valore della corrente e della tensione indotta che abbiamo prima calcolato. Nel caso in cui la velocità non fosse perpendicolare all'induzione, così come abbiamo ipotizzato all'inizio, cioè se ci trovassimo in una situazione che schematizziamo in questo modo, questo sia il vettore velocità e questo sia il vettore induzione magnetica B del campo, allora la componente di velocità che a noi interessa, quella che determina la variazione del flusso, è la componente normale, la componente la Vn, la componente della velocità nella direzione normale del campo B. Quindi se noi identificassimo con l'angolo alfa, l'angolo formato appunto fra B e V, avremmo che Vn, la velocità normale, sarebbe uguale a V per il seno dell'angolo alfa, e a questo punto la tensione indotta nella spira sarebbe data da meno B LV per il seno dell'angolo alfa. Quindi questa sarebbe l'espressione generica nel caso in cui la velocità con la quale si sta spostando il lato mobile della spira, il conduttore nel campo magnetico, non fosse perpendicolare al campo stesso.